coincide col giorno della ricorrenza della Costituzione della specialità dei bersaglieri, ma anche perché, come ha detto il segretario generale Bersari, con oggi riapre il museo dei bersaglieri. Mi ricordo era circa più o meno un anno fa, forse un po' più che meno, quando il presidente Renzi, che mi ha invitato quella volta a interessarmi del museo, che per la verità era stato poi per vicissitudini di sicurezza soltanto, non per volontà altrui, chiuso, fermato e poi dopo ristrutturato, di dare l'ultima spinta per poi poterlo riaprire almeno per il 2020. Quindi sono felicissimo di essere riuscito insieme a voi, veramente dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, di farlo con congruo anticipo e di prepararci al meglio all'anniversario 150esimo del 2020. Però consentitemi di salutare innanzitutto tutte le autorità. Grazie all'assessore Stefanoni, rappresentanza della sindaca Raggi. Saluto il generale Enrico, che mi ha preceduto nell'incarico di capo di Stato Maggiore dell'Esercito, nonché bersagliere, e il presidente di AssoArma, il generale Buscemi. Buongiorno e saluto anche tutti gli altri presidenti e rappresentanti delle altre associazioni combattentistiche d'arma. Tutti i colleghi, saluto anche le personalità che ci sono, il pronipote e discendente del primo bersagliere che è entrato proprio qui in questa sede, come anche il dottor Carlo Piola Caselli, che è della discendenza della famiglia che ha dato due importantissimi comandanti generali proprio nell'ambito dei bersaglieri, così come la pronipote del grande Enrico Toti, grazie alla signora Claudia Toti Lombardozzi, che è qui presente insieme a noi, insieme a tutti gli altri autorità e quindi bersaglieri e amici dei bersaglieri che sono qui presenti. Ringrazio già Bianca Farina, che è il comandante della capitale e che ha supportato insieme a noi tutta la parte della ristrutturazione del museo, e grazie a tutti coloro che hanno contribuito manualmente ma anche organizzativamente per fare sì che oggi possiamo riaprire questo bellissimo storico museo. E chiaramente, come tutti i musei e come tutte le opere di ricordo e di conservazione, hanno parecchie funzioni. Io ne cito almeno tre. La prima è quella di conservare i cimeli, i documenti storici nel tempo, e che già è quindi una grande opera cercare di non farli deteriorare. Poi è quella lì di poterli far accedere e visionare e visitare da tutti, non solo dai soldati o da chi ha fatto il soldato, ma anche dai comuni cittadini e di tutta la parte componente della società italiana ma anche internazionale, perché i bersaglieri sono conosciuti e famosi in tutta Italia, ma anche negli altri corpi e armi dell'esercito. E poi la terza missione, direi, che ha questo museo come tanti altri, è quella più importante, quella valoriale, quella di trasmettere i valori, di far testimoniare con dei documenti, con delle opere, con dei busti o con delle biciclette o con dei mezzi e sistemi d'arma quelli che sono stati coloro che ci hanno preceduto, che hanno sacrificato la loro vita, e a loro va il commosso pensiero mio e di tutti noi, ma anche a coloro che hanno militato e con onore hanno contribuito alle vittorie e alle operazioni, al successo e poi alla storia patria. Ma la divulgazione e la trasmissione di questi valori non va fatta e non deve essere pensata orientata solo a chi fa parte del mondo militare o chi ha fatto parte del mondo militare, perché è un veterano, perché in quiescenza ha lasciato il servizio, perché di leva o in servizio permanente, ma la trasmissione di questi valori e di questi ricordi e di questa esperienza, testimonianza, e va soprattutto a tutta la società italiana. E questo è un qualcosa che va bene, quindi anche quando noi portiamo i nostri reparti a visitare i musei, è una
come dire, uno spunto, una trasmissione di valori all'interno della nostra forza armata, dei nostri reparti, dei nostri reggimenti. Ma quando c'è un bambino, quando c'è un professore, quando c'è un contadino, un operaio, una casalinga o una donna professionista, una famiglia che vengono, entrano a visitare questi luoghi, beh, qui c'è la storia d'Italia, qui c'è la storia della nazione, qui c'è la storia dei nostri antenati e di coloro che ci hanno preceduto. E questa è la testimonianza e la missione più importante. So bene, sappiamo che infrastrutturalmente e storicamente questa bellissima, peraltro, portapia e struttura museale non può essere al 100% utilizzata, però è già un passo avanti e un passo alla volta ne faremo tanti altri, e questo sicuramente è un retaggio ed è un impegno che io avevo raccomandato all'Associazione Nazionale Bersaglieri, e bene hanno fatto anche a andare avanti con l'iniziativa adottate il museo, adottate un museo, e questa è veramente una splendida iniziativa che fa sì che singoli artigiani, singoli esperti, donatori o volenterosi e volontari possano restaurare, possano recuperare dei reperti, dei documenti e delle testimonianze che poi si tramandano verso il futuro, e mi auguro che questo sia ancora più importante e portato avanti nel futuro. L'esercito italiano è fatto di tante componenti, di tante specialità. Lo anticipo, nel prossimo calendario abbiamo ancora il dubbio se il titolo sarà "Noi siamo l'esercito" oppure "Io", oppure "Soldati soltanto". Però in questo forse non bastano non solo tutti i mesi, ma tutte le pagine, anche a dividere in due ogni mese, per 24 a riuscire a mettere tutte le proprie componenti. E questa è la grande famiglia nostra. I bersaglieri in questa famiglia dell'esercito sono una punta di diamante, una punta di lancia che va col passo lesto di corsa sempre oltre l'ostacolo verso il futuro, e io sono orgoglioso di avere questo corpo, questa specialità nell'ambito dell'arma base, che è fatta di gente, persone, uomini e donne splendidi che hanno preso esempio dai loro predecessori, e quindi rinnovo veramente il mio ringraziamento, il mio augurio per la festa dei bersaglieri oggi, e mi impegno con l'Associazione Nazionale Bersaglieri, ma lo dico anche e dico all'assessore Stefanò, cercheremo di coinvolgere al massimo le autorità capitoline, perché vorremmo fare del settembre del 2020, il 20 settembre, i 150 anni della ricorrenza della breccia di Porta Pia, dove penso, confermatelo, ci sarà anche l'adunata nazionale dei bersaglieri, una giornata importantissima per i bersaglieri, per l'esercito, per Roma e per l'Italia. E quindi evviva i bersaglieri, evviva l'esercito, evviva la città di Roma, evviva il nostro grande paese. Grazie a tutti. Grazie.